Meno 3 a Elden Ring, ragazzi. Ma l'ho cominciato a sentire nell'aria quel sapore frizzantino dell'uscita del grande videogioco? Io sto realizzando solamente in questo momento che manca così poco al nuovo titolo di From Software, anche e soprattutto perché non sono un cultore dell'hype. Come dico spesso, io non ho quasi mai hype per videogiochi, a parte rare casi come The Last of Us Parte 2, per fare un esempio. Quindi non ho hype mesi prima. Quando il videogioco esce, esce. Però quando si inizia ad arrivare in prossimità dell'uscita del gioco, iniziano ad uscire i trailer di lancio. Comincio a sentire, non lo so, il sangue che ribolle, una sensazione veramente bella, non vedo veramente l'ora di giocarci. E in questo video preliminare rispetto ad una copertura su questo canale e anche sul secondo canale, su Elden Ring, ragazzi, voglio discutere di una cosa molto particolare, e cioè Elden Ring, per quello che sappiamo finora, può ambire al 10 su 10 e alla candidatura di gioco della generazione? Parliamone in questo video. Innanzitutto vi faccio vedere questa maglietta che ho preso su Pumpling, bella, eh? Se siete interessati a prenderla vi lascio il link di Pumpling in descrizione. Ho stretto, insomma, un accordo di affiliazione con Pumpling, potete inserire il codice sconto Dadobax e ordinare, insomma, qualsiasi maglietta, sia questa, sia, insomma, qualsiasi che trovate sul sito. Signori miei, innanzitutto cerchiamo di stabilire che cosa significa 10, perché per quanto riguarda il 10 su 10, inteso come perfezione, dal mio punto di vista, vabbè, la perfezione non esiste, però in tutta la storia del videogioco, il 10 su 10 perfect score lo raggiungono 4-5 giochi in tutta la storia del videogioco. Va bene? Io non sto parlando del perfect score. Io sto parlando del 10 su 10 inteso come eccellenza. Dal mio punto di vista ci sono tre tipologie di videogiochi che possono raggiungere il 10 su 10. La prima tipologia di gioco sono quelli che rappresentano il punto di arrivo di un percorso. Cioè, questi titoli non vanno ad inventare niente sostanzialmente, cioè rappresentano la fine di un percorso, il punto di arrivo, il punto più alto di una generazione. Ed è per questa motivazione che meritano la candidatura a gioco della generazione e meritano anche, ovviamente dal mio punto di vista, il 10 su 10. La seconda tipologia di videogiochi che merita il 10, secondo me, sono quei videogiochi rivoluzionari. Esempio, The Legend of Zelda Breath of the Wild va a rivoluzionare il genere degli open world. Stesso discorso per Half-Life Alyx. Probabilmente non è il miglior Half-Life, però va a rivoluzionare la formula portandola nella realtà virtuale, va a riscrivere la grammatica del gioco d'azione in prima persona per portarlo in VR. La terza tipologia di videogiochi che per me merita il 10 su 10 sono i videogiochi geniali, che non riesce ad inquadrare bene in nessun genere, ma sono unici ed irripetibili. Tetris è l'esempio più calzante che mi viene in mente di videogioco storico che per me merita il 10 su 10, ma parlando di videogiochi relativamente più recenti, anche Portal 2 non ci scherza. Insomma, la risoluzione di enigmi mediante dei portali dimensionali è veramente tanta tanta roba. Ebbene, signori miei, se ci pensate, Elden Ring ha tutte le carte in regola per rientrare in due di queste tre tipologie. Cioè, Elden Ring può rappresentare sia il punto più alto di un percorso di Souls-like che copre un decennio, anzi più di un decennio, è iniziato con Demon's Souls, ha trovato la sua consacrazione in Dark Souls nel 2011, a distanza di 11 anni, From Software ha tutta la maturità e l'esperienza necessaria per far fare un salto di qualità al genere con un titolo che va a consacrare tutto il percorso. Ok? Quindi bomba di fine generazione di From Software, punto più alto di una generazione di un percorso di Souls-like, alle possibilità From Software di fare il gioco da 10 su 10. Oppure in realtà può rientrare anche nei videogiochi rivoluzionari. Perché? Perché non è mai esistito un Souls-like open world. Quindi se il loro open world viene fatto a regola d'arte, può rivoluzionare il genere in maniera simile a ciò che ha fatto Zelda Breath of the Wild. Ci sono tutte le carte in regola per avere potenzialmente un grande capolavoro che può essere sia il punto più alto di una generazione per quanto riguarda i Souls-like, sia il Souls-like rivoluzionario, ed è per questa motivazione che in linea di massima può puntare al 10 su 10. Se lo raggiungerà o meno, ovviamente lo scopriremo tra 3 giorni, quando avremo modo di toccarlo con mano. Questo è quello che penso. Alla prossima, ragazzi. Ciao.